Le bambine non tendono magari ad avere l'idea di presentarsi in una palestra di taekwondo perché non tanto per l'ideologia del fatto che debbano fare altri generi di sport, ma semplicemente perché il taekwondo è meno conosciuto, cioè non c'è una grande diffusione di questo sport anche nelle scuole, quindi è normale che ci siano meno adesioni da parte sia di ragazze che di ragazzi. Comunque sto vedendo delle ragazze qua in palestra che si impegnano molto, sono molto piccoline e spero che un giorno diventeranno come me o anche meglio, insomma. A 16 anni, nel pieno della sua adolescenza, potrebbe scegliere di passare il suo tempo libero in tanti modi. Lei preferisce passarlo qui, in palestra, ad allenarsi. Siamo a Tegoleto, Civitella in Valdichiana, comune originario di Beatrice Coradeschi, giovane promessa del Taekwondo. Io pratico Taekwondo da 6-7 anni ormai, ho iniziato in terza elementare con un progetto scolastico e non ho mai saltato allenamenti, non ho mai mancato. E per poter continuare a essere in grado di portare avanti una passione, qualsiasi cosa, la cosa più importante è che ti piaccia e che quindi tu trovi divertente o piacevole, comunque che ti fa stare bene quando entri in palestra, esci soddisfatto, penso siano i requisiti fondamentali per portare avanti un impegno del genere. Atleta azzurra, reduce da incredibili successi, che vive con la naturalezza della sua giovane età, ma che invece hanno dello straordinario se infilati uno dietro l'altro, come è accaduto l'ultimo in ordine di tempo a Bari, dove durante i campionati italiani cadetti sono tornati in campo i migliori atleti del freestyle nazionale, di cui Beatrice fa parte. La sua esibizione è stata la più votata. Ma il successo più importante per lei è arrivato poche settimane fa ad Istanbul, in Turchia, dove la nazionale italiana di forme, freestyle e di taekwondo ha conquistato una serie impressionante di medaglie nelle due importanti competizioni internazionali, la World Taekwondo President's Cup 2023 e il decimo Turkish Open 2023. Ho ottenuto grandi risultati, ho preso un oro nel freestyle e un bronzo nelle forme e in più ho partecipato anche a una competizione in sincro che si chiama Trio con altre due ragazze. Che cosa ti auguri per il tuo futuro da atleta e insomma dove vorrai arrivare? Spero in grandi successi, soprattutto ora il più vicino a noi è quello dell'Europeo in Austria a novembre, spero in una convocazione, in una partecipazione e poi l'anno prossimo ci saranno i mondiali, ma sono ancora tutte date da definire, tutto da definire ancora.